100 anni fa nasceva San Giovanni Paolo II, un santo che ha cambiato la storia del mondo, ma la storia di tutti noi. Mi ricordo ancora quando nel 1979 prendevamo la macchina, giovani studenti universitari, partendo dall'Università Cattolica di Milano per arrivare qui a Roma, in Vaticano, al cortile di San Damaso e festeggiare non il suo compleanno ma addirittura il suo complemese. Cantavamo con lui. Ricordo ancora quel "se mi sbaglio mi corriggerete", quel urlo fortissimo nella prima omelia in piazza San Pietro quando diceva "aprite, anzi spalancate le porte a Cristo". Cristo può cambiare la cultura, i sistemi politici, la vita di ogni singolo uomo. La Redemptor Hominis, la Laborem Exercens. Ecco, un santo che è stato un punto di riferimento per tutti, ma in particolare per me. Vi voglio invitare a vedere questo contributo video del direttore scientifico della Fondazione Costruiamo il Futuro, Ubaldo Casotto. È il modo migliore, non formale, per ricordare San Giovanni Paolo II. Il 2 aprile 2005, alle 9:30 di sera, io ero in piazza San Pietro, quando si è spenta la luce della finestra al terzo piano del Palazzo Apostolico. Il giorno prima anche ero lì e con me c'era una donna indiana, induista, ai cui figli io facevo il dopo scuola. Questa donna in piedi, con gli occhi fissi a quella finestra accesa, non riuscivamo a portarla via. Allora io le ho chiesto: "Ma tu sai chi è?" E lei mi ha risposto: "Lui piace a Dio". Che cosa è stato per me e per la Chiesa Giovanni Paolo II? È stato per la Chiesa, penso, esattamente la stessa cosa che è stata per me. Un uomo scelto da Dio, a cui piaceva quel polacco forte e intelligente, per dirci chi siamo, chi sono io e che cosa è la Chiesa. L'uomo è la vita della Chiesa. Io mi ripeto spesso questa frase della sua prima enciclica. E l'ho capita, queste parole le ho capite esistenzialmente in modo personalissimo, quando il giorno dopo del suo pellegrinaggio a Torino, il 13 aprile del 1980, mi sono dichiarato alla mia futura moglie. L'incontro con lui, io l'avevo seguito da vicino in tutti gli eventi torinesi come aiutante dell'inviato del Corriere della Sera, e mi aveva chiarito la mia vocazione. Così come, e in quanti me l'hanno detto, molti giovani hanno deciso di farsi sacerdoti durante le sue giornate mondiali della gioventù. A Torino, una città colpita dalla violenza del terrorismo, di fronte a chi si lamentava che non era più la grande città dei santi sociali dell'Ottocento e che ci voleva altro adesso, lui aveva detto, anzi, aveva gridato davanti al Duomo: "Ma Cristo c'è e basta in ogni tempo". Il ringraziamento di quella sua visita, andammo in pellegrinaggio a Roma e lui ci ricevette nell'aula Paolo VI. E con un gruppo di universitari pensammo a cosa regalargli di utile e decidemmo per un ciclo stile. Comprammo il più moderno che c'era allora in commercio e comprammo un ciclo stile per mandarlo in Polonia ai militanti di Solidarność. Io ho la foto del momento in cui glielo diamo e ci sono io che cerco di spiegargli che cos'è. Lui ha una faccia perplessa, mi mette una mano sul braccio, mi ascolta, ma sembra non capire che cosa sia quel regalo voluminoso. Poi i due addetti vaticani l'hanno preso, l'hanno portato sul palco e l'hanno posato sul tavolo che era di fianco alla sua sedia. Quando alla fine dell'udienza il Papa passa davanti al tavolo, si ferma, posa le mani sul ciclo stile e poi si volta verso di noi e alza le mani, congiungendole sopra la testa in segno di vittoria. Aveva capito e ci ringraziava. Quel ciclo stile è stata una goccia negli aiuti a Solidarność, ma ha cambiato me ed è servito, credo, anche a cambiare la storia. Un'altra frase che io mi ripeto spesso di Giovanni Paolo II è quella detta a Norcia, commento della vita di San Benedetto: era necessario che l'eroico diventasse quotidiano e che il quotidiano diventasse eroico. La grandezza che Giovanni Paolo II ci ha testimoniato e trasmesso era questo legame indissolubile tra l'io e la società, tra l'io e la storia.
Giovanni Paolo II non ha abbattuto i regimi comunisti, come si suol dire. Giovanni Paolo II, con la sua parola, con la sua azione, con la sua testimonianza, ha cambiato il cuore di molti uomini e quindi ha cambiato la storia. Come disse Václav Havel, il grande dissidente cecoslovacco e presidente del suo paese, che non era cristiano ma che gli era molto amico, disse: ho vissuto ogni colloquio con il Papa, qualsiasi cosa fosse il tema trattato, interiormente come una confessione. E sempre dopo questa confessione, dopo una indiretta soluzione, mi sono sentito rinascere. Quel 2 aprile di 15 anni fa dovetti venire via a malincuore da Piazza San Pietro. Corsi a piedi al giornale, alla redazione del Foglio di cui ero vice direttore, che era il Lungotevere, perché c'era da fare lo speciale su Papa Wojtyła. Il foglio, che di solito usciva a 4 pagine, quel giorno uscì a 14 pagine, listato a lutto, e titolammo: a tutti disse aprite le porte.